Picciotti di Sicilia a tutto tondo, talate chi c'è qua. Oggi siamo da Quartararo a Palermo per farvi vedere questo dolce che si fa nel periodo dei morti in Sicilia. Lo sapete cos'è? La frutta martorana. Dice frutta, ma è dolce, non è una frutta che cresce nell'albero, cresce qui, da Quartararo. Guarda quante allora, aspetta, mi avvicino perché qua ci sono tantissime forme. Un mare ce n'è, ma sono tutti dolci questi. Certo. Stiamo attento. Però questa volta c'è una cosa speciale. Sai che cos'è? Che cos'è? Mi dici sempre, Carlo, tu mangia e mi viene spinno. Questa volta spinno non ce n'è, perché questi e tante altre cose che fanno qua, in 24-48 ore li spediscono in tutta Italia. E vai, quindi le possiamo spedire pure a mia sorella a Torino. Si può ritirare pure in da stesso, che ne sparagliamo questi soldi. Allora, picciotti, volete vedere come l'abbiamo fatta? Anzi, come l'hanno fatta? Siete pronti? Pronti, amore, entriamo nel laboratorio, forza! 1, 2, e c'è, amore, picciotti, ma bene come si fa frutta martorana? Si inizia così, dalla pasta di mandorle si fanno questi piccoli cerchietti. Sì. E guarda, poi si modellano e si mettono nello stampo. Ora vediamo da questo stampo cosa esce. Stiamo facendo un fico. Il fico, amore, a me piace, non impazzire. Guarda, sì, pure a me. Guarda classe, vedi? Fatto tutto a mano. Tutto a mano, tale. Ah! Vediamo. Tu pensa, colorato diventerà un fico perfetto. Già è perfetto così. Ah, ecco, vedi. Ok. Ah, classe. Guarda che c'è qua, da Quartararo con la frutta martorana si realizzano sia magari cose che non sono tante siciliane, tipo un roccolo internazionale, giusto? Ma c'è anche questo è un panino con la milza, ma finto, sempre fatto con la pasta di mandorle. Però c'è puro formaggio addirittura, pare un panino vero, e questo è da completare, amore, ancora non è finito. Lo dobbiamo dipingere, dire una cosa però. Bene. Allora, all'inizio pensavo che questo fosse un broccolo vero. Tu vuoi fare capace, vero? Sì. No, questo come dolce. Si chiama? Aspetta, la pasta con i broccoli. Arremenate, no, questo dolce. Invece queste sono le mie preferite. Allora, c'è il panino fatto a rosetta. Chi panella e chi crocchetta. Esatto, guarda. Ma guarda che queste non si trovano da tutte le parti. Chi di solito frutta martorana si trova la frutta. Invece queste sono particolari. Ecco, c'è pure l'hot dog. E infatti, amore, l'hot dog, quello che piace a te. Il brusselle pare un brusselle vero. Ci manca il ketchup sopra. Ora ce lo facciamo colorare. Ora ce lo facciamo mettere. Guarda qua, guarda che maestria. Guarda, si prendono. Vedi, amore? Sono così. Sì. Si mettono nelle mani col pennellino e si ci fa il colore e diventa poi una frutta vera e propria. Chi sta un peperone? Qua quanto è importante il colore, vedi? Da qua si capisce o non si capisce che sono fragole. Poi col colore diventano rosse come le fragole. Vedi, sono puntellate perché la forma è così precisa che è puntellata come a fragola. È vero, sono puntellate come la frutta. Ora me la mangio una. E mangiatela. Allora, amore, dopo tutta la faticaccia che hai fatto in laboratorio insieme al maestro pasticcere, sì, ti tocca l'assaggio. Finalmente è arrivato il momento dell'assaggio, però guarda che ti ho portato, amore. Quello che stavo guardando. Questa è un'altra cosa tipica palermitana, questi sono i pupi di zucchero. Anche questi possono essere spediti in tutta Italia. Quindi qua, non so come vedete, che facciamo qua, tutto spedibile. Tutto quello che c'è da Quartararo, amore. Tutto. Ora però siamo pronti per l'assaggio. Allora, sei pronto? Vedi, dalla regia dicono sì. Sono pronto, però prima, picciotti, seguite questo video e tutti i nostri video, mettete like e chissà, e l'assaggio per voi. Iscrivetevi, posso assaggiare? Allora, sei pronto, amore? Guarda come di dentro per intanto, guarda. Sì. Vedi? Ecco, è passato di mandorle. Vai, amore, 1, 2, 3. Ciao, picciotti. Ciao.